E ci siamo anche quest'oggi, ben ritrovati all'approfondimento dedicato ai libri di Radio Cusano TV al libro aperto, il nostro appuntamento dedicato alla lettura, alla letteratura. Oggi siamo ad un libro il cui tema è particolarmente delicato, tenterò di trattare con cura l'argomento. Siamo al tema dei transgender, che gli ascoltatori più attenti avranno già sentito su Radio Cusano Campus. Ne abbiamo parlato proprio pochi giorni fa su Radio Cusano Campus. Il libro è edito Franco Angeli, quindi è un libro di letteratura scientifica. Siamo ad un saggio e ad un contributo importante alla comunità scientifica, scritto dallo psicoterapeuta Luciano Di Gregorio, tra pochi secondi in diretta con noi. Il titolo del libro è Oltre il corpo, la condizione transgender e transessuale nella società contemporanea. Alcuni giorni fa in radio ci siamo chiesti, ma il transessuale, insomma, riconoscere di non essere in linea con la propria sessualità biologica è un fatto naturale o che subentra nel tempo? Transgender, si nasce o si diventa? Lo chiediamo al nostro esperto, appunto Luciano Di Gregorio. Benvenuto su Radio Cusano TV. Buongiorno. Salve. Lei ha dato delle risposte importanti alla condizione dei transgender, ha comunque indagato la vita di persone non allineate con la propria sessualità biologica. Forse la preoccupazione più grande per un genitore è capire se questa tendenza è innata o si acquisisce nel tempo, dottore. Si acquisisce, si scopre. Sicuramente per chi la osserva da fuori non può che accorgersene durante la fase evolutiva, quindi i primi segnali di una cosiddetta disforia di genere si possono percepire in un bambino anche intorno ai 5-6 anni. Alcuni bambini già nella prima costruzione della propria identità sessuale possono manifestare forme di disagio riguardanti il genere biologico che non sentono come proprio. Poi di solito c'è sempre una fase riflessiva di attesa o di indagine più approfondita per capire quanto questa incongruenza abbia una consistenza, una rilevanza tale da poter permanere nel tempo. Per cui il discorso, anche se può essere percepito in età molto precoce, viene seguito nel tempo in attesa che nella fase dello sviluppo psicosessuale vero e proprio si possa capire se persiste nel soggetto, nel ragazzo, nella ragazza. E quindi scoprire che i propri figli fin dall'età di 5 anni, quindi fin da piccolissimi, hanno delle tendenze ad una sessualità diversa dalla loro biologica, per un genitore può essere un modo per aiutarli ad accettare questa loro condizione. Credo che il viaggio che ognuno di noi compie in questa vita, dottor Di Gregorio, è quello di stare in pace con il proprio io reale, ricercarlo e accettarlo. Il viaggio non è sempre semplice, né per i diretti interessati, né tantomeno per le famiglie. Sì, perché nella nostra società noi siamo abituati a ragionare in termini di binarismo sessuale, quindi o si è maschi o si è femmine, non viene concepita né una situazione di fluidità sessuale né di incertezza riguardante il genere. E quindi ci sono dei modelli sociali piuttosto rigidi all'interno del quale noi ci dovremmo collocare in maniera obbligata. Ci sono alcune persone che non lo fanno, non si riconoscono in un genere specifico, oppure si riconoscono in un genere psicologico che non corrisponde a quello biologico, e questa è una condizione che appunto la psichiatria chiama disforia, ma che riguarda in qualche modo un sentire interiore dove proprio essere sessuale, psicologico, non è uguale a quello che il corpo ci rappresenta dal punto di vista dell'identità di genere. In teoria, dottor Di Gregorio, non dovrebbe esserci niente di male nel riconoscere se stessi per quello che si è realmente, quindi anche nel caso dell'omosessualità o
del caso dei transgender che oggi discutiamo, scoprire il proprio io non dovrebbe essere un problema per nessuno. Le resistenze forse arrivano dal sociale, quindi prima parlavo di questo viaggio che ognuno di noi compie in psicoterapia, in psicanalisi, che spesso viene complicato dalla non accettazione e dalle resistenze del sociale. Nel video in sottofondo stiamo vedendo una manifestazione che si è tenuta a Napoli qualche tempo fa, dove chiedevano proprio maggiori diritti per i transgender, per gli omosessuali. Ci sono comunque delle associazioni che chiedono di più per questa comunità, per questa nicchia di persone, ma nonostante tutto credo che il nostro sistema sociale è un po' resistente all'accettazione di queste realtà. Sì, qui entriamo nel campo dei diritti, quindi diritti di riconoscimento alle proprie identità diverse da quelle convenzionali che nel sociale sono ovviamente, nella società sono dominanti, e questi diritti non sempre vengono riconosciuti. Esistono poi nel sociale varie forme di ostracismo, persecuzione anche esplicita, ostilità, rifiuto, diffidenza, che possono riferirsi sia a persone che hanno orientamenti sessuali non eterosessuali, oppure hanno identità di genere sessuali diverse da quelle che dovrebbero corrispondere alle caratteristiche biologiche. Oltre a questa questione c'è la questione psicologica, che ovviamente nel sociale nessuno vede, ma che esiste dentro la persona, di stare male con se stessi indipendentemente dalle forme di ostracismo, di ostilità che la società può manifestare nei confronti di chi si presenta come diverso dalla norma. E questo è il problema a cui cercano di trovare soluzione chi dalla condizione transgender, cioè da chi si accorge di una non corrispondenza tra il proprio sentire psicologico e le caratteristiche fisiche, intraprende come percorso per poter in qualche modo affermare questa identità o questa autenticità, in modo da poter star meglio con se stessi. Questo percorso, che è molto privato, intimo e complesso, anche perché dura di solito parecchio tempo quando si parte da una condizione di non conformità di genere, ha una possibilità poi di adeguare il proprio corpo al sentire interiore. Ci sono delle forme di sofferenze che sono riferite proprio a non stare bene con se stessi, e quindi sono separate dall'ostracismo sociale che noi possiamo anche vedere nei confronti dei soggetti transgender o transessuali. Quindi vanno un po' distinte, a volte esistono entrambe, altre volte invece ci sono degli ambienti molto più accettanti e rispettosi delle diversità, che non fanno sentire il soggetto transgender o addirittura chi è già in una fase di transizione che va verso la transessualità come persone sbagliate. A disagio. Secondo alcuni dati che sono stati diffusi di recente sulla condizione dei transgender, sappiamo che loro hanno il 30% in meno delle possibilità di avere un lavoro e quindi sono discriminati nel sistema sociale. Per questo, dottore, le chiedevo delle resistenze della società rispetto all'accettazione anche delle opportunità che queste persone trovano. Poi sappiamo anche che gli adolescenti transgender, quindi quelli che già dopo i 5 anni hanno dimostrato di non essere in linea con la propria sessualità biologica, sappiamo che la loro adolescenza è più difficile degli altri e addirittura il rischio suicidiario negli adolescenti transgender è più alto, quindi la loro condizione è una condizione diversa che non permette loro di vivere serenamente la loro situazione e di accettare se stessi. Chissà, magari i telespettatori, chi ci sta seguendo, dottor Di Gregorio, sta pensando: ma questo problema del transgender è un problema moderno o è sempre esistito? E la tematica della transessualità o della
incongruenza di genere era presente anche nell'antichità e nelle società premoderne, preindustriali. È un fenomeno molto più marginale, tendenzialmente nascosto, di solito erano considerate situazioni più di un'anomalia biologica dell'individuo. Oggi il fattore psicologico e sociale è molto più in evidenza, per cui quando lei prima diceva ma transgender si nasce o si diventa, non c'è una risposta precisa, nel senso che ci sono varie interpretazioni, ipotesi interpretative, e alcuni sostengono che prevalga una qualche componente biologica innata, geneticamente costituzionale, altri invece dicono che l'influenza dell'ambiente è determinante nel creare delle situazioni di incompatibilità tra genere biologico e psicologico. Indipendentemente da questo, c'era prima, si vede di più adesso, c'è una società che permette a chi vive una disforia di genere di manifestarsi più apertamente, quindi sembra anche un fenomeno molto più diffuso e numeroso, ma non è detto che sia così, perché è un venire allo scoperto che aumenta, ma non necessariamente aumentano le situazioni di disforia di genere che portano magari al cambiamento di sesso. Certo, nel venire allo scoperto si sa anche che si è una minoranza sessuale, quindi in quanto tali si è consapevoli magari di poter riscontrare delle resistenze. Teoricamente nel 2020, in una società contemporanea come la nostra, tecnologica, non dovrebbero esserci tante resistenze, non dovrebbero esserci tanti problemi. Ovviamente la nostra speranza e il nostro auspicio è che si possa essere sempre più aperti all'accettazione degli altri e che appunto ci possa essere maggiore rispetto tra di noi per quello che realmente si è e non per quello che gli altri vorrebbero che noi fossimo. Dottor Di Gregorio, nel suo libro lei ha raccolto una serie di storie di transgender e ha quindi conosciuto e incontrato molte persone che si sono raccontate, insomma. Quale di queste storie le è rimasta più a cuore e merita di essere raccontata? Io in particolare nel libro approfondisco un paio di storie, una di Alex che da donna è diventato uomo e ha compiuto transizione di genere che è cominciato intorno ai 17-18 anni e si è concluso praticamente questo periodo post-università, e dove Alex è a tutti gli effetti ormai un uomo, anche per l'anagrafe, anche per tutti i riconoscimenti sociali che si riferiscono alla nuova identità sessuale che lui ha deciso di assumere. L'altra storia che ho messo in evidenza, perché mi sembrava anche in contrasto come rispetto alla storia di Alex, che aveva avuto il sostegno della famiglia nell'avviare questo percorso, invece la storia di Serena, che è una storia dove invece Serena ha avuto un rifiuto fin dall'inizio da parte della famiglia riguardante la sua congruenza di genere quando è stata dichiarata, e quindi ha dovuto arrangiarsi molto da sola, e ha rotto con la famiglia e ha chiesto e ricevuto aiuto da parte di istituzioni specifiche dedicate che aiutano le persone transgender ad avviare dei percorsi di transizione. Nel caso di Serena si è trattato del percorso inverso di Alex, cioè da maschio a femmina, e quindi oggi Serena è una transessuale che vive una vita da donna anche se non ha compiutamente voluto modificare tutti gli aspetti fisici, quindi anche gli organi sessuali, e queste sono scelte che ogni soggetto, ogni persona fa secondo il suo sentire interiore, quindi non necessariamente
un transgender diventa un transessuale compiuto, può rimanere in una situazione di bisessualità dal punto di vista delle caratteristiche fisiche e degli aspetti esteriori, e questo può essere quello che lui o lei ha deciso di essere come condizione personale, e che può creare più problemi dal punto di vista dell'inserimento sociale o delle discriminazioni nell'ambito del mondo del lavoro e così via, ma sarebbe una di quelle condizioni, come si diceva, che andrebbero rispettate, perché ognuno, come dire, dovrebbe essere libero di decidere come essere e con che caratteristiche essere, anche se a noi non... Certo. Anche se non in linea con la maggioranza, insomma. Non in linea con la maggioranza, o se noi magari non le capiamo nel loro significato. Oltre il corpo, la condizione transgender e transessuale nella società contemporanea ha un validissimo contributo alla comunità scientifica del dottor Luciano Di Gregorio, edito Franco Angeli. Ecco la copertina del libro. Auguriamo ai nostri telespettatori buona lettura. Speriamo di aver dato delle risposte importanti, ma credo di sì, alla questione transgender e all'accettazione anche di chi sceglie di essere diverso e appunto ne ha tutto il diritto. Grazie dottor Di Gregorio per questa interessante conversazione, a risentirci presto e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Grazie per averci seguiti su Radio Cusano TV Italia, vi ricordiamo che c'è un'app che vi permette di seguirci e vederci ovunque, quindi potete scaricarla sul vostro cellulare. Noi ci risentiamo presto con l'appuntamento dedicato ai libri e quindi con un'altra storia, un altro libro da sfogliare e leggere insieme.